Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore Gesù, eletta vigna del popolo di Israele, destata d'angolo della Chiesa, siano con tutti voi. Una parola sintetizza la liturgia che oggi, i testi della scrittura che oggi incontreremo, ed è la parola responsabilità. Ognuno di noi ha ricevuto dal Signore un compito, un carico, una missione, una vocazione, e il Signore oggi chiede a tutti noi il resoconto, il frutto del proprio lavoro, della propria fatica, delle proprie energie. C'è una vigna che il Signore mette nelle nostre mani e oggi il Signore ci chiede il frutto del nostro lavoro. Davanti a Lui abbiamo l'immagine di Maria, che oggi vogliamo ricordare come regina del Santo Rosario, donna che per prima ha pregato secondo il modello e l'insegnamento di Gesù. Anche la nostra preghiera deve portare frutto, anche la nostra preghiera deve lasciare un segno. Se invece abbiamo vissuto la nostra vita spirituale come un peso, come un di più, dando lo scarto del nostro tempo al Signore, è questo il momento per chiedere perdono dei nostri peccati, chiedendo a Dio un segno della sua misericordia. Noi siamo la vigna che il Signore coltiva. Non sempre manifestiamo frutti di santità e di grazia. Al Signore ricco di misericordia chiediamo di liberarci dal peccato, perché possiamo diventare degnamente la vigna del Signore. Signore, quando ti attendi frutti abbondanti e noi, tua vigna, produciamo uva selvatica, abbi pietà di noi. Cristo, quando ciò che è vero, nobile e giusto, ciò che è virtù e merita lode, non è stato oggetto dei nostri pensieri, abbi pietà di noi. Signore, quando la pietra che abbiamo scartato, tu l'hai resa testata d'angolo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devono fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia a ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. La vigna del Signore è la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio. Grazie a Dio.
tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca in occhio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccise, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Carità, preghiamo. Padre, ascoltaci.
Ti affidiamo, Padre, il servizio pastorale della nostra parrocchia. Immergila nella disponibilità, nella forza del servizio, perché si faccia più concreta l'esperienza della tua vicinanza, preghiamo. Padre, ascoltaci. Ti affidiamo, Padre, l'impegno educativo delle nostre famiglie. Sostienile nella proposta dei valori e nella fatica della crescita, perché ognuno si senta valorizzato e possa rispondere al proprio progetto di vita, preghiamo. Padre, ascoltaci. Ti affidiamo, Padre, il cuore di tutti coloro che non credono in te e che ti rifiutano. Incoraggiali nella ricerca della verità e del tuo nome, perché il Vangelo possa risuonare nella loro vita con tutta la sua forza, preghiamo. Padre, ascoltaci. Ti affidiamo Giuseppe e Francesca e i defunti di cui sentiamo forte la mancanza, soprattutto in questi giorni di festa. La nostra gioia ora è quella di saperli accanto a te, preghiamo. Padre, ascoltaci. Ti affidiamo, Padre, il cammino della tua Chiesa. La tua bontà non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto d'offertorio numero 70. Per raccogliere i frutti della redenzione, per Cristo nostro Signore.
Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuoi? Sì, è veramente giusto renderti grazie. È bello cantare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, venerando la Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e meritò di concepirlo nel suo grembo. Divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del ritorno del Signore. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Chiamati a lavorare in quella grande vigna del Signore che è la sua Chiesa, insieme.
insieme preghiamo con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Thank you.
beati, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Ringraziamo il Signore per la sua vicinanza nell'Eucaristia, entrato nel nostro cuore e nella nostra vita. Per molti sono un volto sconosciuto, sono Padre Emanuele, qui con Lucia e Patrizia siamo missionari della comunità missionaria di Villareggia e siamo qui da martedì dopo la processione con voi e ritorneremo al Lunato del Garda, vicino a Desenzano, quelle zone lì dove abbiamo la nostra comunità. Tutti noi abbiamo fatto un'esperienza forte di missione con Lucia. Abbiamo vissuto 10 anni in Costa d'Avorio in Africa, Patrizia invece in Brasile. E terminiamo oggi questo percorso importante che ci ha unito a voi in questo cammino missionario. Abbiamo ascoltato nel Vangelo e nella prima lettura che si parlava di vigna. Una vigna nel Vangelo, una vigna nella prima lettura. Entrambe le vigne non portavano frutto. E soprattutto nella prima lettura c'è Dio che cerca in questa vigna che è Israele frutta matura, uva matura, ma non ne trova. Attende con impazienza l'uva matura, ma niente. Allora il primo messaggio di queste letture è appunto che Dio si attende qualcosa da noi. E da te che cosa Dio si attende? Quali sono i frutti che Lui sta aspettando? Quali sono i frutti che tu devi portare? E poi possiamo porci la domanda in un altro modo. Ma quali sono i frutti che Dio si attende dalla parrocchia, dalla comunità cristiana, dalla tua parrocchia? E abbiamo nelle altre messe ricordato un sogno, un desiderio di Papa Francesco, il suo sogno sulla parrocchia, perché questa settimana missionaria portava il titolo La gioia del Vangelo, come il documento di Papa Francesco. E lui dice così, sottolinea 3 cose. Primo, la parrocchia è comunità di comunità. Secondo, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare. Terzo, centro di costante invio missionario. Primo, comunità di comunità. Allora dobbiamo dare importanza alle nostre relazioni, al volerci bene, a costruire una famiglia. Don Diego l'ha detto poco prima, la parrocchia, la comunità cristiana deve essere una famiglia, dobbiamo sentirci legati, dobbiamo interessarci gli uni agli altri. In questi giorni abbiamo fatto esperienza di vera convivialità, durante gli incontri, le serate, le cene all'oratorio con i genitori, i ragazzi di terza, quarta e quinta, di prima e seconda media. E abbiamo fatto esperienza del conoscersi, del stare insieme, che bello stare insieme. Allora è importante come parrocchia essere comunità di comunità, privilegiare, curare le nostre relazioni, quindi andare a prendere il caffè dalla vicina, invitare a pranzo quella che abita 3 case dopo, chiedersi come si sta, sorriderci quando ci incontriamo in chiesa, essere comunità di comunità. Secondo, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare il cammino. Allora, è qui che noi troviamo l'acqua viva, nella comunità cristiana. È qui che noi troviamo la vita. Quanto tempo tu dai agli appuntamenti che la parrocchia propone, appuntamenti di formazione, di ascolto della parola di Dio, di preghiera? Qui tu trovi l'acqua viva. È qui. Perché cerchi altrove? Quindi dare tempo a questo, dare tempo ai momenti insieme nella comunità cristiana. E poi a questo si lega il terzo. La parrocchia è centro di costante invio missionario. Abbiamo detto che se tu sei battezzato non si può sbagliare, sei anche missionario. Se tu hai ricevuto l'acqua viva qui nella comunità cristiana, la devi portare anche ad altri. Quindi siamo tutti missionari, non ci sono i missionari col diploma, come noi, con diploma e laurea, perché no? No, tutti missionari, tutti battezzati missionari, chiamati a ricevere quest'acqua e a portarla ad altri. Perché se io non vengo in chiesa, mi aspetto di vedere sul tuo volto la gioia del Vangelo, e se non la vedo, voglia di venire in chiesa, non ne ho mica.
Un'immagine aiuta sempre. Ho qui una piccola anfora, un vaso. Dentro c'è una grossa spugna che mi hanno regalato a Fuipiano e qui c'è dell'acqua che simboleggia l'acqua viva che ritrovo in parrocchia nella comunità cristiana, l'acqua della parola. Noi siamo questa spugna che riceviamo l'acqua. Quindi vedete, fa anche rumore perché c'è il microfono vicino. Sarebbe interessante adesso chiamare un volontario e chiedere con la spugna, imbevila e poi fai il giro delle piante della chiesa e innaffiali. Voi direte sì, ma una volta che prendi dell'acqua con la spugna puoi fare al massimo 2 vasi, 3 fiori, non di più. Poi devi ritornare alla fonte per prendere ancora dell'acqua per terminare l'operazione. Ecco, è quello che noi dobbiamo vivere nella comunità cristiana. Continuamente ritornare all'incontro con Dio, all'incontro con i fratelli, per ricevere l'acqua viva, essere così missionari, discepoli missionari, come dice il Papa. Ma parlando della missione in questi giorni, abbiamo guardato anche al di là, per esempio la missione di Yopougon in Costa d'Avorio, dove dicevo con Lucia abbiamo lavorato 10 anni. Abbiamo aperto questa missione nel 1991 e da subito ci siamo incontrati con moltitudini di persone che vivono nella povertà. Siamo nella periferia popolare della capitale, dove ci sono baracche o comunque case, anche se in cemento, molto piccola, dove la gente lotta per un pezzo di pane e per vivere con dignità. E lì un giorno ricordo che un giovane ha chiesto una missionaria, perché la religione tradizionale con la quale la gente vive una religione di paure, di stregoneria e di spiriti. Questo giovane ha chiesto alla missionaria: ti prego, parlami del tuo Dio, perché il mio mi fa paura. E quindi, oltre a tutto il cammino di evangelizzazione, poi per esprimere l'amore di Dio siamo venuti incontro alla gente nella loro grande povertà, dei centri medici, una scuola di alfabetizzazione per le donne che non sono partite a scuola, che non sono andate a scuola, e tante altre attività sociali. Nei nostri centri medici abbiamo visto bambini di 40 giorni, 3 mesi, morire sotto i nostri occhi, perché la missione grande, non tutti sanno che alla missione ci si può guarire nel centro medico, e quindi tante volte la gente si cura con le piante. Immaginate dei bambini lì, la prima causa di mortalità è la malaria, bambini di 3 mesi, i genitori che non hanno soldi li guariscono, li curano con le piante che hanno delle proprietà, ma con la febbre a 39-40, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, nessun risultato, e poi magari sentendo che c'è un'infermeria alla missione li portano, bambini con 39 di febbre per 4-5 giorni. Noi abbiamo sperimentato che cos'è la malaria, sappiamo quanto indebolisce, però avevamo la fortuna di un po' di chinino per curarci. Tanta gente muore per questo, o anche per le malattie più banali come un mal di stomaco, soprattutto i bambini. Anche la situazione della scuola è drammatica, ma un'esperienza forte che noi abbiamo vissuto, con la quale vorrei terminare, è l'esperienza della guerra nel 2011. Dove, come sappiamo, dove c'è dappertutto la guerra, sono i più poveri che pagano. E all'inizio tante persone hanno cercato rifugio nella nostra chiesa, sino a 6.000, 7.000 persone, 7.000 sfollati nella nostra chiesa e nel terreno della nostra chiesa, cercando rifugio dai bombardamenti, dalla violenza, dai proiettili. E la situazione era così drammatica che quando c'erano persone che arrivavano morendo non potevamo neanche portarle lontano in un cimitero perché era troppo pericoloso uscire. Abbiamo sepolto 2 persone nel terreno della nostra chiesa, un anziano morto a causa della sua etnia, gli avevano sparato, e poi un bambino morto perché lontano da ospedali o da centri medici non avevano potuto curarlo. Un anziano e un bambino, forse le categorie più deboli, proprio l'icona delle vittime della guerra.
E un giorno un signore di un'etnia messa al bando veniva in chiesa, gli hanno sparato. E proprio a 5 metri dal portone del terreno della chiesa, lui ha fatto finta di essere morto, i miliziani sono partiti, ma aveva perso molto sangue a fatica, si era strisciato sino al portone della chiesa, e alcuni giovani della nostra missione sono andati per recuperarlo, accorgendosi della sua presenza, con una carriola per portarlo nell'infermeria. La carriola era un po' arrugginita, un po' vecchiotta, bucherellata, e il sangue perso da quest'uomo, uscendo dalla carriola, ha lasciato come una scia nel percorso fatto dalla carriola. Aveva bisogno di 2 sacche di sangue. E dove le trovavamo? La Croce Rossa poteva arrivare al massimo a 5-6 chilometri dalla missione, perché tutti i segni dell'Occidente erano banditi attorno a noi. Due giovani cristiani, hanno scelto di andare a recuperare queste 2 sacche di sangue. Hanno dovuto affrontare il pericolo dei proiettili vaganti, più posti di blocco, sono stati maltrattati, sono stati derubati dei loro, qualcuno aveva il cellulare o un po' di soldi, e finalmente sono arrivati e poi hanno portato le 2 sacche di sangue. Hanno corso il rischio perché cristiani, hanno corso il rischio col desiderio di condividere l'amore ricevuto e dare vita a altri che stavano peggio. E finalmente questo signore ha ricevuto il sangue ed è stato salvato. Un giorno in una testimonianza ha terminato con parole di perdono per i suoi uccisori. La gioia del Vangelo che si trasmette con gesti di condivisione, d'amore, di testimonianze e di perdono. Allora la missione è qui, perché anche qui ci sono i lontani, ma la missione è dappertutto, soprattutto nelle zone più povere del pianeta, dove ancora la Chiesa si spinge per portare sollievo ai più poveri. E noi siamo chiamati a partecipare con cuore missionario, con la condivisione, perché il nostro cuore possa parlare, e anche con la preghiera, una preghiera missionaria. Oggi staremo dietro la Madonna del Rosario in processione, ma nel nostro rosario, nella nostra preghiera, siamo chiamati a dilatare il cuore per i fratelli più poveri della missione, per quelli che sono ancora perseguitati, per quelli che non possono arrivare neanche a fine giornata, né col cibo né con le medicine. Qui fuori abbiamo anche il rosario missionario con i 5 colori dei 5 continenti, perché con la preghiera possiamo viaggiare, anche se non con l'aereo, per andare a portare sollievo nelle zone più povere del pianeta. Quindi contiamo su di voi, sulla parrocchia di San Giovanni in Bianco, per essere parrocchia, come lo diceva il Papa, centro di costante invio missionario, missionari anche con la preghiera, missionari con la condivisione. Grazie per questi giorni di cammino fatto insieme. Siamo tutti missionari per portare agli altri la gioia del Vangelo. Yeah.
grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
siamo. Penso che sia bello avere e dedicare al Signore alcuni minuti questa sera prima di uscire da questa chiesa per fare un po' di ordine. In questi giorni, in questa settimana, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare una voce diversa dalla solita, di vedere delle persone che solitamente non incontriamo mai. Ma non parlo solo dei missionari di Padre Emanuele, di Patrizia e di Lucia, che hanno condiviso nella nostra comunità un pezzo. Lo scopo di questi giorni era quello di dare un po' la grinta, la carica per iniziare un nuovo anno pastorale. Ma ci siamo accorti che abbiamo incontrato delle persone che non conoscevamo e che nonostante tutto vivevano accanto a noi. Molte famiglie hanno scoperto, hanno visto, hanno incontrato i genitori dei compagni di classe dei loro figli durante questi giorni. Hanno avuto l'opportunità di pregare nella loro chiesa in questi giorni. E oggi pomeriggio si sono sentiti un po' chiamati, stuzzicati da questo orario un po' insolito del pomeriggio per partecipare alla messa domenicale. Già questo è un bellissimo frutto di questi giorni che insieme abbiamo condiviso e che portano tanti desideri e tante attese nel cuore della nostra comunità. In questi giorni il Papa ci chiede di pregare per il sinodo sulla famiglia. E se voi andate dalla parrucchiera e sfogliate un po' le riviste intanto che aspettate il vostro turno, vi ascoltate, vi accorgete di quante aspettative ci siano. Divorziati, sposati, conviventi, ognuno vuole dare la sua medicina a quel grande, a quella grande crisi, a quelle grandi fatiche che oggi la famiglia sta vivendo. Papa Francesco ieri e oggi ci ha ricordato che non ci saranno delle medicine straordinarie. Non ci sarà chissà quale rivoluzione nella Chiesa, se non la valorizzazione di quello che c'è già, la riscoperta di quello che c'è già, l'apprezzamento per quello che si fa già, che è il pilastro, che è l'ossatura, che è la bellezza della famiglia e della Chiesa a servizio delle diverse famiglie, senza nascondere le fatiche e le croci che una famiglia può avere. Sono le fatiche e le croci della nostra parrocchia, sono le fatiche e le croci della terra di missione, sono le fatiche e le croci anche delle persone che non credono. E allora quest'oggi, al termine di questa processione a cui abbiamo partecipato con grande devozione, con grande attenzione, con spirito di preghiera, questa è la nostra invocazione a Maria. Maria accompagna e segui le nostre famiglie, quelle giovani che forse sono un po' in crisi per il periodo del lavoro un po' delicato che stanno vivendo, quello un po' più rodato che sentono un po' anche la stanchezza della monotonia e della ripetitività. Al Signore affidiamo questi bisogni e queste necessità. Davanti a Maria poi mettiamo tutte le preghiere della nostra parrocchia, della nostra comunità, i ragazzi, i bambini, gli adolescenti. Ieri sera li abbiamo incontrati tanti nell'incontro che avevamo pensato in questa settimana e siamo contenti, soddisfatti di quello che abbiamo raggiunto, di chi abbiamo raggiunto. Potevano essere di più, certo, però siamo contenti dello stile, della qualità, della profondità delle persone che hanno partecipato a questi giorni. Una preghiera anche per quella famiglia molto più grande che è la nostra parrocchia. In questi giorni ci siamo accorti che nuovamente Don Virgilio manca perché la sua salute non gli permette di essere in mezzo a noi. Vi annuncio che io in questi giorni ho chiesto in curia un aiuto, un curato, perché io e Don Pierangelo da soli non ce la facciamo più e a seconda della risposta
che la diocesi ci darà, la parrocchia potrà andare avanti in un certo modo o ridimensionarsi, rivedere l'orario delle messe della domenica, i luoghi delle messe della domenica, la preghiera per lui, per la sua salute, per la sua vocazione, per la sua storia di prete, perché possa pregare bene anche nei momenti della fatica e del dolore. E una preghiera anche a Maria per padre Emanuele, per Patrizia e per Lucia, che ci hanno portato una ventata di freschezza. Hanno un po' scombussolato i nostri ritmi e i nostri orari, ma questo ci ha fatto bene. Questo ci ha aiutato, questo ci ha permesso di scoprire quello che forse non avevamo valorizzato abbastanza. E a Maria chiediamo davvero di benedire, di proteggere, di accompagnare, di sostenere. All'asilo, alle scuole elementari, scuole medie, abbiamo visto dei cuori molto sensibili. Sono cuori che devono essere cresciuti, ma sono cuori molto sensibili. E siamo stati coi genitori e siamo stati con voi. E per noi è sempre un'esperienza molto intensa. Stiamo 6 giorni, però è come se stessimo un anno con voi, perché riceviamo tanto, tante conoscenze, anche tante confidenze, che adesso portiamo nel nostro cuore, le portiamo nella nostra preghiera e nell'amicizia. E vi ringraziamo per l'accoglienza, abbiamo pregato con voi, forse abbiamo insieme desiderato essere gioiosi, cristiani più gioiosi, cristiani più comunità, più fratelli, più capaci di volerci bene, di perdonarci delle nostre differenze per camminare insieme, più cristiani che possono attingere di più per poter saziare la nostra sete di Dio di ogni giorno, la nostra fame di Dio di ogni giorno, ma per poterla riversare in ogni luogo dove noi siamo come cristiani missionari, qui vicino, disposti anche ad aiutare, a pregare e a sostenere chi è stato mandato per andare più lontano, che vi vogliamo anche una volta, non so se Don Diego ci ha già pensato, se una volta volete venire da noi, l'anno nato, noi vi accoglieremo con le porte, con le braccia aperte. Comunque vi ringraziamo veramente. Nelle sedi di in fondo c'è un nostro periodico, per quanto c'è ve lo vogliamo offrire, così avete occasione di poter conoscere un pochino anche dalle nostre esperienze. Adesso ce ne andremo, però siamo sempre uniti, quindi vi ringraziamo veramente e ci diamo un bel arrivederci. Maria, Madre del Salvatore e Regina del Santo Rosario, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo amore e offre un esempio mirabile di adesione al suo progetto. Per sua intercessione innalziamo le nostre preghiere dicendo: benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, chiamata ad essere la vigna che porta i buoni frutti della solidarietà e della fede, perché sappia indicare Maria come esempio di vita cristiana e affidi a lei tutte le sue iniziative, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i nostri malati, perché vedano in Maria un sicuro sostegno nei momenti più duri e difficili e perché sentano la vicinanza della propria comunità grazie alla preghiera e alle opere di carità, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i nostri giovani, perché si sentano sempre di più membra vive della Chiesa e perché sappiano scoprire, apprezzare e sfruttare i propri talenti per crescere e camminare insieme, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per coloro che non credono più, perché Maria li aiuti a formare un cuor solo ed un'anima sola con la comunità cristiana, nella quale ci sentiamo tutti figli di uno stesso Padre. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti noi qui presenti, perché progrediamo sempre di più nel cammino della nostra fede, aiutandoci anche con tutti quei gesti e quelle tradizioni
che provengono dalla nostra storia. Preghiamo. Io quest'anno non volevo ripeterlo più, poi il Papa mi ha rubato l'idea dell'anno scorso, perché il Papa ha chiesto per questa sera che tutte le famiglie che intendano pregare per il sinodo della famiglia accendano alla finestra della loro casa una lumina, una candela come segno di preghiera, di incoraggiamento, di aiuto per il sinodo sulla famiglia. E quest'oggi allora, quanta se l'ha fatto il Papa, fu poi me. Quindi ripetiamo il segno quando alle 7 Elio suonerà l'Ave Maria un po' a conclusione di questa giornata, metteremo sul davanzale della nostra finestra come segno. Anche noi, l'anno scorso dicevo, lo mettiamo sulla finestra per dire che io oggi c'ero, io oggi in processione sono andato, io oggi ho pregato. Ha sempre lo stesso motivo, lo stesso stimolo, lo stesso messaggio, ma ci aggiungiamo anche questo invito, questa proposta che viene dal Papa. Insieme poi vi consegneremo un'immaginetta che contiene dietro una preghiera. L'ho fatta fare a formato di segnalibro. Può capitare che qualcuno abbia ancora la buona tradizione di avere il libro delle preghiere sul comodino oppure in cucina, che mi viene attaccato al suo frigo, dove sono i biglietti, però almeno in un posto in cui ci ricordiamo degli appuntamenti, dei messaggi più importanti che dobbiamo memorizzare. Può diventare bella come preghiera in questo mese dedicato alla Madonna del Rosario e anche alle missioni. E sicuramente diventa anche questo il motivo per dire grazie a tutti quelli che in questi giorni hanno reso bella questa settimana, perché i tre missionari sono rodati, ma penso alle mamme che hanno gestito la cucina in oratorio, chi ha preparato gli spazi, a chi ha pulito, a chi ha riordinato. Non è sempre così la routine, e loro dicono per fortuna, se no sappa una peciava. Ma voglio anche ringraziare tutti quelli che, ad esempio, il gruppo di canto che ha di Mariano, il ritorno, per animare un po' la liturgia di questa messa, chi ha addobbato e preparato la chiesa, gli uomini che in questi giorni l'hanno vestita a festa, la banda, i chierichetti che hanno prestato servizio in questi giorni. Con questa candela li ringraziamo e li salutiamo tutti. Okay? Adesso mettiamo bene tutta burlantera al sesti, non sei molto franco, vedremo qualcuno che ti dia una mano. Adesso ci mettiamo bene in fila con il canto che mi sembra Splendi Gesù. Splendi Gesù, riempi.